Continuiamo a parlare di cultura, cultura del cibo, cultura del palato, che però dietro ha naturalmente uno sfondo imprenditoriale, perché per garantire ottimi ristoranti, ottimi chef, bisogna essere anche dei buoni manager. E allora vediamo di capire come a Roma si possono creare delle realtà come il Seaside e cercare dei talentuosi come Dario Tornatore. Come si fa? E si fa semplicemente con la passione. Bisogna essere veramente amanti del cibo, del mangiar bene e della salute soprattutto. E da qui nasce un po' l'idea di Seaside, nasce dall'idea di proporre del cibo salutare, quindi soprattutto pesce, che notoriamente è tra gli alimenti migliori, quindi qualità e dare possibilmente il tutto anche a dei prezzi ragionevoli per poter far avvicinare tutti quanti a questo tipo di cucina e quindi in qualche modo di cultura. Ecco, questo infatti è un discorso molto importante. Come lo si affronta in una capitale, come Roma, dove la domanda è tanta, ma soprattutto l'offerta è tantissima? Ecco, come si crea l'aspettativa e anche il desiderio di visitare Seaside nell'utente finale? Cioè, quali sono le formule vincenti? La formula vincente, indubbiamente a Roma abbiamo tantissimi ristoranti di qualità, questo soprattutto anche nel pesce, devo dire, non lo dovrei dire per una questione di concorrenza, ma la realtà è questa e ne abbiamo anche diversi qui proprio vicino. La nostra idea però è quella di essere diversi, di affrontare il mercato in maniera meno tradizionale. Ed è per questo che in questo ristorante abbiamo cercato di creare una formula anche diversa. Al di là della cena classica, cerchiamo di fare quello che noi chiamiamo instant food, che è un modo di mangiare veloce, in poco tempo, spendendo anche cifre abbastanza basse, in maniera tale di dare un po' di velocità anche al tipo di servizio. Cioè, la gente può fermarsi, mangiare benissimo, perché questo è quello a cui puntiamo, ma poterlo fare senza l'impegno di una cena. Cioè, venire, sedersi a un bancone, mangiare qualcosa che lo chef prepara sul momento, bere un buon bicchiere di vino e così in breve tempo aver mangiato e poter continuare tutto quanto quello che vuol fare.